Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre io sono Marco dei Cervisti Pazzi in collaborazione con i ragazzi dei QBR che si occupano del montaggio di tutti i video e di tante altre cose. Infatti vi invito ad andare a seguire i loro profili social Facebook, Instagram, YouTube, tutti, che vi lascio poi qua sotto in descrizione. Come vedete alle mie spalle, oggi stiamo spargendo il compo, cioè in verità è già da un mesetto che sto spargendo, però oggi ho deciso di darvi le mie prime impressioni, i pregi e difetti di questo nuovo spandilettame. Molto bello, è molto bello, è molto costoso, è il primo in Italia da come vedete sulla scritta sul portellone. E dai, vi faccio vedere qualche caratteristica di questa macchina un po' più da vicino. Partiamo dal timone, timone ammortizzato, due pistoni che regolano l'altezza del timone, quindi la pendenza dello spandiletame, ammortizzato tramite due bocce di azoto che sono dall'altra parte del mezzo. Qua sotto ci sono tutte le elettrovalvole, tipo quei rubinetti. Lo spandilettame ovviamente ha classiche catene con la catenaria. Tutti questi rubinetti servono per modificare l'altezza delle sospensioni idrauliche e anche quindi il rollio e il bilanciamento del mezzo. In questo caso quando si utilizza per strada tutte chiuse. Quindi il bombolotto dell'aria, e questi sono gli assali con appunto le sospensioni idrauliche indipendenti che Joskin chiama Hydro Tandem, e inoltre ci sono anche due foglie di balestra per il fine corsa. In generale la macchina, cioè è un mese che la sto utilizzando e come vedete si è sporcata pochissimo, davvero non l'ho mai fatta pulire qua sotto, si accumula pochissima roba. Un po' più magari là verso il fondo e davanti. È gommato 7,10, 50, 26,5, sono enormi come gomme. Comunque sia la sala anteriore che posteriore è ammortizzato idraulicamente. Ma la parte migliore viene qua al posteriore, infatti non ha uno spandilettame con i classici eliche verticali, ma bensì due frese orizzontali che girano con la PTO a 1000 giri e frantumano il prodotto e lo buttano sopra questi dischi, proprio come uno spandiconcime da 1,40 m di diametro con 6 palette per ogni disco. Qui le frese hanno i coltelli intercambiabili tramite bulloni e qui c'è il portellone con il relativo limitatore che viene chiuso quando si fanno i confini del campo e aperto invece quando si è nel pieno del campo. Questi sono gli accumulatori di azoto che vi dicevo prima, che comunicano con le sospensioni del timone. Quando subisce una compressione, l'olio viene inviato a questi bombolotti che aiutano ad ammortizzare per non dare troppi colpi sul tiro del trattore. Bene, possiamo dire che una veloce infarinata riguardo a questo nuovo spandilettame ve l'ho data. Comunque qua sotto nei commenti se avete dei dubbi o qualcosa di più specifico da chiedere. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che è 6,5 metri di lunghezza il cassone ed è da 18 metri cubi, quindi in teoria 180 quintali, magari di letame anche di più. In questo caso compost carichiamo dagli 80 ai 90 quintali perché fa molto volume ma è molto leggero. Poi altro da dire non mi viene in mente, quindi possiamo salire di nuovo sul trattore, continuare a spargere e godetevi qualche inquadratura da terra e da più vicino. Una volta arrivati in campo, la procedura inizia con l'accensione del cardano,
poi alziamo la ghigliottina, intanto la percentuale aumenta, la apriamo tutta fino al 100%, ok, ovviamente qua si alza, qua si abbassa, questo è per far partire le catenarie, questo è per farle girare il contrario in caso dovesse ingolfarsi, diciamo. Qui abbiamo la chiusura rapida della ghigliottina, qua abbiamo il massimo livello di riempimento che ho già premuto, lo spargimento in automatico, quindi come uno spandiconcime. Io gli ho impostato 300 quintali a ettaro e lui regola in automatico la velocità della catenaria in base alla velocità del trattore. Nella schermata successiva abbiamo la regolazione in altezza del timone, il primo assale sollevabile, l'apertura del portellone posteriore e il limiter per la bordatura del campo. Torniamo qua. Adesso qua non c'è bisogno di impostare il satellitare, intanto seguo la carreggiata della concimazione fatta già col satellitare. Quindi scagliamo, acceleriamo fino in fondo, facciamo partire il nastro, ci muoviamo e vediamo che la freccia va in avanti e la velocità aumenta. Dietro è iniziato lo spargimento.
Sono arrivato al biogas, adesso aspettiamo di essere caricati e intanto godetevi che bella pala gommata che mi sta caricando.